Ci sono alcuni ingredienti di queste iniziative che sono da noi molto apprezzabili, no? Ad esempio il fatto di aver messo in rete, di aver coinvolto parecchie realtà, no? Dai commercianti, dal museo ferroviario, associazione attività e cultura, Mezcalci, Aurora, cioè l'hanno fatto insieme, questa è una cosa molto apprezzabile. Intorno a questo concorso sono stati pensati, ideati alcuni eventi legati al mondo del cinema e a quello che è il tema principale di questo festival, che è il treno, legandolo quindi a una di quelle che è le nostre tradizioni fondamentali, che è della città di Savigliano, che è quella del mondo ferroviario, dall'ex NOS fino alla storia moderna. E l'iscrizione può avvenire in due differenti maniere: tramite l'invio di un supporto fisico, quindi di un DVD, all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, oppure l'invio telematico all'indirizzo mail che potete vedere, in ogni caso allegando anche la scheda di iscrizione, il regolamento, il bando, la scheda di istruzione, le schede di iscrizione e tutte le istruzioni si possono trovare sul sito www.savigliano.filmfestival.it. Abbiamo quindi tutto questo per quanto riguarda il concorso vero e proprio, e che quindi ha l'obiettivo di attrarre a Savigliano dei cortometraggi prodotti in tutta Italia, o comunque non ci diamo l'info, diciamo così, rappresentanti, ma quindi eviterei, e soprattutto ringrazierei la Fondazione che ci ha dato un supporto non solo di tipo economico, ma soprattutto, come diceva prima il Presidente, anche morale, nel senso che ci ha dato, se siamo qua a presentare, è anche perché abbiamo intravisto una possibilità di collaborazione che portava dei vantaggi a noi, alla Fondazione, e soprattutto permetteva finalmente di avere un qualcosa che è di innovativo, e abbiamo visto qualcuno che ha creduto in noi. Quindi grazie a tutti. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto da maggio-giugno, come ha detto Paolo prima, però l'idea è nata proprio in una delle prime riunioni della consulta giovani a dicembre, quando ci siamo trovati per le prime volte per decidere un po' le linee del nostro percorso. Ci sembrava assolutamente una cosa irrealizzabile, che abbiamo lasciato lì per un periodo di tempo, perché non ci sembrava la nostra portata. Quindi credo sia veramente un'iniziativa importante per Savigliano.